È un incontro importante per gli studenti della ragioneria per farli riflettere anche su quello che è il bullismo e il cyberbullismo. Esattamente, noi siamo molto lieti di questo invito che abbiamo ricevuto perché crediamo fermamente in incontri di questo tipo. A mio avviso è un momento importante perché si crea proprio una sorta di interscambio tra noi e i ragazzi di quelle che sono le idee, considerazioni, delle esperienze, quindi può essere formativo sia per loro che anche per noi ascoltare quanto hanno preparato, perché so che hanno lavorato attivamente a questo incontro preparando degli elaborati, delle storie, prendendo spunto proprio da eventi che hanno vissuto in prima persona. Eventi che hanno vissuto in prima persona e quindi raccontano un pezzo di storia. Esattamente, purtroppo sono il bullismo quanto il cyberbullismo, sono fenomeni che si stanno diffondendo sempre più e quindi ne sentiamo parlare sempre più, quindi è importante sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione e al contrasto di questi fenomeni. Quando parliamo della Guardia di Finanza parliamo sempre anche di tanti reati e quello del bullismo e del cyberbullismo sono sicuramente reati che mettono in difficoltà i giovani e non solo. Sì, e si tratta di una particolare forma di reato che abbraccia al contempo più reati, come quello della diffamazione, delle minacce, delle molestie e anche delle lesioni personali. Il ruolo della Guardia di Finanza come parte integrante del comparto di sicurezza e dell'apparato di polizia giudiziaria è quello di andare a prevenire e a reprimere tutti questi reati. Che cosa si può dire a questi ragazzi per farli riflettere? Alcuni di loro hanno subito questo reato. Allora, sicuramente è quello di prestare molta attenzione a tutti quelli che sono i comportamenti sospetti, in particolare sul web, non dare seguito a messaggi di natura provocatoria o comunque minacciosa e andare a bloccare subito i contenuti, magari rivolgendosi al gestore del sito web o comunque al titolare. Quando si parla di reati, chiaramente è importante sottolineare che i giovani vanno educati. L'educazione è alla base, si deve partire dalla scuola. La scuola ha un compito importante, infatti la nostra presenza qui oggi è per sottolineare le responsabilità che sono in capo ai docenti, che hanno il compito di prevenire anche prima della famiglia. Ma le famiglie, quando ci sono casi di bullismo, di cyberbullismo, fanno denuncia? Raramente, bisogna incentivare anche le famiglie a capire il problema e a denunciare. Noi siamo a disposizione di tutti quanti e raccogliamo le denunce delle famiglie, delle scuole e dei ragazzi. Siamo pronti ad ascoltare tutti quanti e a prendere gli adeguati provvedimenti. Bisogna anche dire ai ragazzi di non usare i social con disattenzione. In questi giorni, preparando questo incontro, ho fatto mia una dichiarazione di un funzionario di polizia. La rete non soffre di Alzheimer, ovvero tutte le informazioni che vengono veicolate sulla rete rimangono lì per sempre. Se sono informazioni positive è un conto, se sono informazioni negative vanno a ledere le persone per sempre. Pertanto le statistiche parlano del 51% dei minori che non riesce a staccarsi dalla vita social. Questo è un problema perché ormai si vive solo di telefono. Da dietro un telefono si è più forti. Probabilmente il bullo che fa cyberbullismo attraverso l'utilizzo di questi strumenti dal vivo non sarebbe capace di uccidere una mosca. Quindi bisogna sensibilizzare l'utilizzo della rete nei giusti metodi.